Il mese di maggio non poteva iniziare nel modo migliore per Lucid Monza e Brianza. L'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti ha infatti ospitato Massimo Folder, docente di Business Ethics alla LUC di Castellanza, per parlare di spiritualità e spirito imprenditoriale. A fare da cornice la bellissima sede del ristorante Fossati di Canonica. Stasera ospite del Lucid per parlare di business ethics, spiritualità, economia, spirito imprenditoriale fusi in un'unica materia. Sì, direi che, dicevamo prima, oggi il mondo dell'economia è molto sollecitato dalla complessità, stanno accadendo cose inusuali, mai accadute prima, una globalizzazione molto avanzata, questa crisi che ha toccato da vicino gli imprenditori. Quale risposta oggi gli imprenditori e bene diano? Ecco, la Business Ethics indaga il tema della sostenibilità del bene comune in qualche modo e prova a far sì che questo diventi strategia. Prima citavamo il sistema impresa, l'impresa che al proprio interno ha collaboratori, ma ha intorno a sé una serie di elementi che fanno parte del valore: i clienti, i fornitori, la comunità locale. Ecco, in qualche modo il bene comune è un'idea che diventa estremamente concreta e che si fa impresa attraverso una rete di relazioni. In questo la spiritualità è interessante perché indaga la persona e le persone, la persona e la relazione delle persone, e questo aiuta molto questo concetto di impresa. Con lei è anche autore di diversi libri che indagano proprio questa particolare materia, dove ha anche esposto un interessante legame con la regola benedettina. Questo è un tema molto interessante, ma perché? Io quando ho iniziato questo lavoro di studio, che cammino personale, professionale studio, l'ho fatto per un motivo, perché mi ero reso conto che le imprese benedettini, i monasteri benedettini, erano delle imprese molto funzionanti, sono state per secoli imprese molto funzionanti, per cui la domanda era quasi d'obbligo: come, perché, cosa hanno fatto, come mai un'impresa non impresa ha potuto realizzare valore, opere per così tanto tempo. Prima citavo le abbazie, citavo gli ospedali, citavo il vino, citavo la birra, gli amanuensi, insomma, ecco. Se uno accetta il risultato come fatto, a questo punto il tema è da dove arriva. E siccome non arrivava dai canoni a cui noi siamo abituati, la domanda era: quali sono allora i trucchi? No? Qual è la causa e qual è l'effetto? Quali azioni, quali scelte, quali strategie? Ecco, i primi libri che ho scritto indagano molto questa storia per cercare di capire quali sono proprio le cose, i trucchi, mi viene da dire, che loro hanno usato per fare impresa così. Se noi agganciamo questa modalità di impresa ad esempio ai prototipi, agli studi di economia e dell'economia civile, troveremmo qualcosa di molto definito. I monaci hanno fatto impresa, non hanno scritto del loro fare impresa, mentre l'economia civile italiana ha un pensiero economico costruito. Ecco, loro, se volete, si rifà, l'economia civile in qualche modo si rifà nel 1700 anche a questi modelli di impresa. È un modello, in realtà, è una strategia di impresa, per cui andrebbe esplorata in maniera molto più approfondita di come abbiamo fatto noi. Io provo a farlo in alcuni libri. L'ultimo è sicuramente il testo più semplice, è una raccolta di storie di imprese, dove io provo a raccontare cosa alcune imprese famose, che in qualche modo stanno facendo risultato così, fanno. Il libro è Storia di ordinaria economia, e all'inizio e alla fine del libro ci sono delle riflessioni che aiutano a cogliere le dinamiche di queste azioni, cioè quali sono i fili rossi che legano queste azioni. Un filo rosso importante. Il filo rosso credo sia proprio il bene comune, nel senso che l'impresa che intuisce per rimanere sul mercato, che non ha come unico obiettivo stare nel mondo dell'economia, ma che è un luogo che può produrre anche altro, per altri e per sé. Per cui cerca di diventare un luogo dove clienti, collaboratori, fornitori, sistema si integrano, perché quell'impresa resti una costante nel territorio e produca lavoro nel tempo, chiedendo di contro ai collaboratori e fornitori di compartecipare in qualche modo. Ecco, nei monasteri questo è accaduto per secoli, c'era un luogo che diventava anche epicentro di energie e di competenze da rimettere in circolo, se volete.
Aldo Fumagalli, presidente dell'UCID Monza e Brianza, anche questa sera una bella serata, molto particolare, un ospite come sempre importante. Devo dire che è stata una serata arricchente, parlare di monachesimo e aziende è difficile, Massimo l'ha fatto in una maniera straordinaria, siamo così tesi che andremo molto presto a visitare un monastero insieme. E a proposito dell'UCID, i prossimi appuntamenti? Abbiamo degli appuntamenti fra virgolette istituzionali, il nostro ormai caro amico Massimiliano Finanzer Floris presenta a Monza in anteprima il suo lungometraggio su Leonardo, saremo tutti lì il 17 maggio, il 26 maggio poi grande raduno dei soci al Blue Note a sentire Giulian Malaspina e poi con il dottor architetto Boni andremo a vedere come abbiamo fatto il restauro del cartone di Raffaello e questo sarà l'inizio di giugno.